ho fatto un tappeto. Tendenzialmente causano meteorismo. Dovete sapere che domani Luna andrà dal veterinario e la diagnosi è... Ta-ta-ta-ta! Sì ragazzi, ho una macchina. Oggi il mio old but gold paninetto, solo che adesso che posso ritornare a mangiare il glutine, non con le gallette ma con le fette di pane. Io prendo questo pane che è a lunga conservazione, tengo in frigo, molto pratico, molto comodo, e aspetta, mo ve lo faccio vedere. Allora, in ogni supermercato ce n'è uno diverso, sono tutti diversi, questo qua l'ho trovato all'Esselunga ed sono queste fette di pane di segale, multicereali, di avena, e le riconoscete perché sono super dense e ricche di semi. Non so se le vedete, hanno proprio tutta questa consistenza. Questo è un, secondo me è un tipo il pane che si trova su in montagna. E ad esempio questo è fatto con segale integrale, acqua, pasta madre di segale e sale. Sono molto ricchi di fibre, infatti per me sono perfetti per merenda, in quanto le fibre aiutano a tenerci sazi più a lungo. Quindi adesso sto facendo una piadina di albumi, la mia solita piadina di albumi con un pochino di cannella, questa è una merenda dolce. Poi sulla fetta di pane metto un bel straterello di burro di mandorle, quello di MyProtein, buonissimo, il mio preferito, e faccio panino con la fettina di albume. Una merenda bilanciata in quanto grassi, proteine e carboidrati, fibre, e si arriva dritti a cena, sazi, sazi, sazi. Ta-da! E finalmente, dopo anni, possiamo dire veramente paninetto. E che paninetto sia! Ta-ta-ta-ta! Per cena questa sera iniziamo dal contorno cavolfiore al forno. L'ho tutto spezzettato e metto e messo sulla leccarda. Adesso lo condisco con curcuma, sale e pepe. Mescolo il tutto e lo butto in forno. 180-200 gradi per circa 30-40 minuti. Deve diventare bello morbido dentro e croccantino fuori, quello sarebbe il top. Dovete sapere che io amo il cavolfiore, solo che ho dovuto abbandonarlo circa un mesetto fa perché ero diventata una specie di bomba nucleare, si può dire. Insomma, detto fra noi si può dire ragazze, mi causava tantissima flatulenza. E quindi ho capito che era il cavolfiore e l'ho abbandonato. In realtà mi era successo anche verso marzo-aprile dello scorso anno con il cavolo cappuccio, e sto capendo che innanzitutto questo tipo di verdure, che sono i broccoli, i cavolfiori e le verze, il cavolo cappuccio, allora tendenzialmente causano meteorismo proprio di natura, però ho notato che forse, infatti oggi è un po' la prova del 9, mi dispiace Jimmy, ma forse è proprio il metodo di cottura sbagliato, cioè bollito mi causa questo problema. Pare che se fatto al forno, no. Io nel dubbio dormo sul divano. Mi dispiace, devo fare i test, devo provarlo. Quindi vi farò sapere se è così e lo saprete domani se Jimmy è ancora vivo. Oppure andiamo più giù. Cioè? Faccio il percorso. No, cioè ah, bello! Qui e poi lo faccio andare di là. Che bello! Questa bobina di spago. Stiamo appendendo. Stiamo. Jimmy. Ah, ecco. Sta mettendo lo spago per fare poi l'effetto di tutte le foto appese, cioè da stampare utilizzando la stampante che mi ha regalato l'anno scorso. Un anno e mezzo fa, in realtà.
Sì. Doloni. Amorino. Amorino. Sei pronta per domani? Dovete sapere che domani Luna andrà dal veterinario a fare le analisi del sangue e quindi dovrà addormentarla e farle il prelievo. Io non sono assolutamente felice / tranquilla. E il motivo è che Luna da un paio di settimane a questa parte beve tanto e beve... Solitamente i gatti non bevono tanto, meglio, bevono molto poco e un piccolo cambiamento nella sua routine di idratazione le è stato notato e quindi il veterinario preferisce fare dei controlli finché, insomma, potrebbe essere di tutto, niente, quindi meglio controllare, anche perché Lunina... sta diventando vecchietta, ha 6 anni e mezzo e quindi deve essere controllata. Quindi sei pronta per domani? Ecco. Sì. È sempre dolcissima. Non è sofferente, ha soltanto questa spasmodica voglia di bere. Un po' strano. Dimmi, ma stai prendendo ispirazione da Pinterest? Oh, adoro, ovvio. Profondamente sempre e comunque. Che grande. Ah, questo. Vuoi fare proprio le shapes? Il problema è che c'è da fare tanti buini in muro. Via, mi sembra un po' esagerato. Il proprietario non sarà contentissimo. No. Ciao Francesco. No, no, no. Dai, questo. Però questo è un po' carino. Figo. Prima faccio tutto il disegno a lapis, poi... Oddio santo, abbiamo perso. Guardate. Però sai, questi sono già predefiniti. No, quelli quindi... sì. No, ma via, ma fai due... due cosine appesi della Stranger Things. Ora due o tre. Vabbè, più sono, più carino, più riempio. Però questo è corto, Se se ne fai tre, qui ti ci vuole almeno... Ah, ma è tranquillo, di fatto ne ho più. ne ho tante. Comunque... Ne possiamo fare due lungo, un po' più corto e lungo. Per dare un po' di movimento. Senza andare giù verticale. Cioè, sì. Uno lo fai qua... e l'altro lo fai lungo uguale. Sì, sei tu l'architetto. Ma non c'entra niente, per dare un po' di movimento, no? Sì, che belli i piedi sul mio cuscino, grazie. Sono puliti. Grazie, ma uguale. Allora guarda. Guarda, fossi male dei piedi. Che vuoi? Vedremo stasera come andrà a finire. Non dormivi sul cuscino, sul divano? Sì, infatti vedremo come andrà a finire. Andrò a dormire sul divano. Ciao. Aia. Visto che il forno è acceso, ne approfitto nuovamente, così stasera proprio non accendo neanche un fornello. E visto che il menù prevedeva salmone, the king, il re, re Salomone, abbiamo capito, Silvia, sì, vai avanti. Lo faccio al forno invece che in padella, così faccio anche meno spuzzo per casa. Lo faccio al cartoccio, metto su una leccarda della carta da forno, ci appoggio il salmone con sopra della cipolla e un po' di pepe, noce moscata, spezie, non fate quello che volete. Lo accartoccio, lo chiudo un pochino a caramella così e lo butto in forno. Circa un quarto d'ora, 20 minuti ed è pronto. Voilà, appena uscito dal forno vedete come hanno anche fatto la crosticina fuori, ma dentro morbidissimo. Talmente semplice ma talmente buoni, ragazzi, dovete farli. La curcuma è super, super. Cena con The King, il cavolfiore al forno. E poi ci sono questi che sono i taralli preferiti di Jimmy, che prende all'S lunga. Anzi, lui è drogato di questa roba. Drogato. Però se ne mangio tanti. Però se ne mangi.
noi continuiamo la serie infinita di How I Met Your Mother. Siamo alla quinta stagione. Siamo alla quinta stagione su 9. Non ce la facciamo più, basta. Ma noi persistiamo, vai. Jimmy. Questa mattina veterinario e io mi presento con lei. Entro così. Sì, la tratti bene, grazie. Comunque poi vi aggiorno, vi faccio vedere il risultato completato finale, che adesso abbiamo appeso tanto per vedere l'effetto, ma dobbiamo stampare tutte le altre, poi insomma, però dai, dai raga, figo. Erano anni che volevo farlo. Allora, io ho dovuto abbandonare Jimmy dal veterinario insieme a Luna perché avevo delle commissioni da fare e comunque ho avuto gli aggiornamenti, insomma Luna ha faticato a donare il sangue, a farselo prelevare, non riusciva il veterinario a toglierglielo, insomma Luna è molto tignizza, è presa dalla padrona, quindi era lì che anche se mezza addormentata, appunto non ha fatto l'addormentamento completo, come si dice, l'anestesia completa, ma soltanto parziale, un leggero rintontimento. Ha fatto anche le lastre e delle lastre non si vede niente, quindi a livello di lastre sta benissimo. E invece per l'analisi del sangue adesso tempo domani avremo i risultati. Comunque sono venuta accompagnata della mia nuova baby. Sì ragazzi, ho una macchina. Si tratta di una Opel Corsa e io la amo profondamente. Vi presento la mia nuova macchina. Ne avevamo assoluto bisogno e soprattutto adesso considerando Padova, Rovigo e le varie attività che dovremo iniziare a fare e basta, cioè non era più tempo di muoversi soltanto con Blu, anche se lei è blu perché quanto stiamo bene insieme, cioè sono troppo felice. E finalmente ragazzi ho un mezzo a quattro ruote mio e sono strafiera, strafelice e l'amo profondamente, perché adesso vi faccio vedere un po' di cose. Allora, a parte che è bella grande, cioè non è una city car, è un livello leggermente superiore. Profumo ancora di nuovo, state entrando nella mia nuova macchina. Ho una macchina! Cioè, vi ricordate quando abbiamo iniziato tutto questo? Io andavo in giro con Blu per Padova, andavo all'università, adesso sono cresciuta, ho una macchina tutta mia! Adoro che... Cioè, è come se io stessi tipo crescendo insieme a voi e vi sto rendendo partecipi di tutte le mie piccole conquiste. Silvia che cresce, diventa grande, cioè alla fine abbiamo iniziato insieme che avevo 23 anni e adesso mi trovo a quasi, no in realtà ne ho 27, però io continuo a dire quasi 30, però a 27 anni. Cosa la macchina! Guardate. Allora, figate cosa sono? Questo che è il riscaldamento del volante, quindi io appena entro in macchina l'accendo e mi riscalda il volante. Poi, altra figata, aspetta. Aspetta, siamo male. Ragazzi, la fotocamera, cioè non solo i sensori, la fotocamera, proprio, cioè, ora non me la voglio gufare, però... È molto comodo, cioè dai dai raga, se la batto questa, se la batto con questa è il colmo. E poi tante piccole cosine che la rendono molto molto bella. E poi lui, il bracciolo, vi giuro che lui insieme ai sensori erano le mie uniche richieste. E cioè cambia, cambia la vita, cambia tutto, io amo il bracciolo, bracciolo for life. Comunque questo è uno dei primi, se non forse il principale, aggiornamento. Per il momento è più un soprammobile, perché appunto non ci si può spostare molto, però come ad esempio oggi quando ho delle commissioni risulta molto pratica, perché oggi muovere il motorino sarebbe stato tremendo. Niente, quindi... Oh, io santissimo, santissimo. Scappo, vado via,
vado a casa e torno a casa dalla mia lunina, che oggi me la voglio proprio coccolare tutto il giorno. Come stai, Luna? La zampina, rasatina, il collo. Oggi tante coccole. Buongiorno, sono passati un paio di giorni dall'ultima volta che ci siamo visti e sono successe un pochino di cose, tra cui sono arrivati i risultati degli esami del sangue della piccolina, lì, che nel frattempo si è ripresa, eccetera, e la diagnosi è che Luna soffre di insufficienza renale. È una sua predisposizione malattia genetica, quindi non avremmo mai potuto evitarlo. E quindi la soluzione adesso è semplicemente quella di farle cambiare dieta. Quindi Luna deve abbandonare il pollo perché contiene troppo fosforo, troppo minerali, troppo magnesio, e deve passare a dei croccantini che sono studiati specifici per gatti che soffrono di insufficienza renale. Io sono sempre stata abbastanza contro i croccantini, infatti per anni l'ho sempre nutrita a petto di pollo, che è ciò che il veterinario ci ha sempre consigliato, mangiare carne eccetera, solo che a questo punto questo alimento non le fa più bene e quindi dobbiamo passare ai croccantini. Non sono felicissima, anche perché vi farò vedere la sua reazione ai croccantini, cioè veramente impazzisce, e a me questa cosa che sembra quasi una drogata, anche soltanto il rumore e vederla così andare fuori di testa mi dà veramente fastidio, perché vedo quella dipendenza da un alimento commerciale eccetera, quindi veramente comincio a pensare: ma cosa ci mettono dentro per far sì che un animale vada così veramente fuori di testa a sentire anche solo il rumore? Comunque, vabbè, se è ciò che curerà, e o meglio permetterà a Luna di vivere più a lungo, sono disposta a farlo, anche perché purtroppo, scusate, ma mi fa male il braccio, mi devo appoggiare, anche perché purtroppo non è rigenerativo, quindi non può migliorare, si può soltanto evitare che peggiori. Quindi questa è l'altra grandissima novità, che bello, è emozionante, e diciamo che porterei a conclusione questo vlog. Vi ho raccontato... una cosa che non vi ho fatto vedere è come sono migliorata, o meglio, i miei progressi con l'uncinetto, perché... Ragazzi, ho fatto un tappeto. Ho fatto un tappetino per il bagno e guardate quanto è grande, guardate i dettagli con i vari buchetti, le aperture, il doppio colore, bellissimo. Sono partita da un tutorial che ho visto online per fare l'ovale centrale e poi ho capito un po' come girava il film, e quindi poi mi sono divertita a fare i buchi, a fare le varie decorazioni eccetera. Lo devo lavare perché Luna mi ha fatto il regalino di vomitarci sopra, che gioia, e basta, adesso ho altri fili e voglio un attimo pensare a cos'altro poter fare. Mi sono un attimo bloccata, insomma. Vado un pochino a momenti, ci sono momenti in cui mi trovo un progetto e lo incomincio a fare a manetta, finché non l'ho finito non mi ci si schioda di lì, e altri momenti in cui, non avendo un progetto in mente, non riesco a... non inizio, e quindi vabbè. Basta. Penso di avervi un pochino aggiornato su tutto. Penso che nel prossimo video vi aggiornerò un pochino sulla campagna, perché ci sono dei progressi. E infatti la prossima settimana, per andare a fare dei sopralluoghi eccetera, per quindi questioni di lavoro, potremo andare in campagna a vedere, insomma, perché devono iniziare i lavori. E poi vi faccio vedere l'ultima cosa, poi me ne vado, lo giuro, il risultato di quello che io volevo fare da anni, ma poi Jimmy ci si è messo di impegno e l'ha fatto lui, ovviamente. Quindi adesso siamo in fase di costruzione, ha appeso i fili e ora sto stampando e attaccando le foto. Oddio, sono viva. Ad esempio
ho messo questa di Dubai, questa del Marocco. Devo dire che la stampantina è molto figa perché permette anche di fare le scritte o comunque di mettere anche i bordi, eccetera. Quindi qui ho scritto Marocco. Qui invece ho fatto un frame un pochino, vedete questa qua marrone, un pochino più artistico per le mie gambe. Qui ci sono io nelle Filippine, sempre in Marocco, la laurea di Jimmy, Natale appena trascorso, e invece questo è Natale dell'anno scorso. Adesso è ancora abbastanza vuoto, ma adesso le sto un po' selezionando e piano piano lo riempiremo. Quindi basta. Io vi ringrazio per aver visto questo video, guardate che carino, bellissimo, adoro. Avevo questa visione da anni, meno male c'è Jimmy. E basta, io vi saluto, vado a sistemarmi il capello, meglio mi alleno, faccio un bel allenamento glutei e poi vado a farmi la doccia e sistemarmi i capelli, perché questa roba non è più concepibile. Comunque stanno crescendo, ora arrivano più o meno qua, non me li vedrete nel prossimo video perché ora sono lordi, però più o meno sono arrivati qua e me li voglio far ritornare lunghi come prima, mi mancano tantissimo, rivedo le foto e dico... Erano proprio una mia caratteristica e mi mancano molto, quindi ora missione long hair. Basta, ho parlato troppo ancora. Noi ci vediamo nel prossimo video, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, se vi è piaciuto lasciate un commento. Grazie, ciao ciao! E grazie a tutti per i commenti e i messaggi per Luna, veramente è la mia bimba, quindi sapere che anche voi l'amate, che la pensate, eccetera, mi riempie il cuore, quindi grazie di cuore davvero. Sei una pazza.